Ragazze e ragazzi, eccoci qui su The Legend of Dragoon. Continuiamo da dove ci eravamo lasciati. C'è stato un incidente sulla Furia Regina, una nave fantasma ci è venuta addosso, ci ha abbordato. Vediamo, esploriamola. I nemici sono forti, quelli che abbiamo incontrato. Ho cambiato l'arma ad Albert. E andiamo a vedere un po'. Avevamo trovato un codice, era 58889, se non sbaglio, però potrei sbagliare in effetti. In effetti, ci sono tre numeri. Scegliamo una combinazione dei numeri che ci hanno dato quei fantasmi e li digitiamo qui. Scegli i numeri. Sono una parte, però secondo me adesso si alzano quelli 8, non si apre. No, c'è andato più di tre numeri. Devo stare attento ai fuochi fatui qua, che chiusa chiave non si apre. Ah, ecco qua, vediamo. Capitano, aprite. Capitano, dove siete? Evitare questi, però aspetta, facciamo così. Loro si resettano. Ah no, c'è questa animazione, quindi devo per forza provare a evitarli. Ma come si fa? Lo scheletro meglio, perché abbiamo incontrato anche la morte, effettivamente uccide. Andiamo di fuoco fatuo. Che loro hanno scelto l'agilità boh, più alta del normale. Semplicemente più alto. Cambiandogli arma toglie un sacco. Albert, quello che toglie di più adesso in assoluto. Affondo infernale. Ma allora è un vizio, eh. Cavolo. Do, vediamo se riusciamo a finire questo. Affondo infernale. Ok. Passare. C'è scritto cabina del capitano. Sembra chiusa a chiave. Vabbè, cavolo. Emo? No. Devo trovare le chiavi, ma.
Qua bisogna per forza combattere per passare di qua, porca vacca. Non riesci a evitarli. Allora, vediamo. Ok. Attacchiamo, attacchiamo lo scheletro. Affondo infernale. Vediamo se lo finiamo. No, vabbè. Niente, mancato. Dart però... non lo finisce in un colpo solo. Affondo infernale. Devo vedere la rotazione a proposito. Questi usano la magia di fuoco. Vabbè, su Dart va bene. Infierire. Vabbè, per livellare, no, questi forse sono i migliori finora almeno. Ma via, 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 prima che... Scusa, qua ho guardato... Aiutami, quel cane, il cane... Non voglio morire, aiuto. Il cane, come? Non ce la faremo mai, ci ucciderà. Non voglio morire, aiuto. Cosa parlano? No, aspetta. Ok. Ah, adesso si è aperta. Ecco, questi già sono... sono più evitabili, però vabbè. L'ho preso lo stesso. Morte va eliminata subito. Se mi secca un personaggio non va bene. Allora attacchiamola. Affondo infernale. Ok. Posto. Ok, è rimasto uno così. Il salto di livello.
Questo qua. È andato in un'altra stanza. Vabbè, tre scheletri. Facciamo così. Sì, quelli di d'arte e alberi li conserviamo, ma il suo possiamo usarlo spesso. È uguale. Ok. Non è morto. Ah, mancato, tiè. Allora, finiamo questo. Sufficiente, uguale. Ok. Ci è mancato un pelo. Aspetta un attimo che non mi ricordo. No, beh, manca un po', però ci stiamo avvicinando, dai. Dai, corri, corri, corri. Ok, ce l'ho fatta. E adesso sarà qua. Ecco, ma... burlone, chi è? Anche lui, ok. Allora io col fantasmago. Chiamo lui. Affondo infernale. Togli un po'. Colpiamo sempre lui. Danza del vento. 539, tantissimo. Infatti è già la vita rossa, io infierirei. Infierire. Appunto. Però lei è quella più in svantaggio perché è oscurità. La vita piena.
manca uno. Affondo infernale! Infierire! Perfetto. Abbiamo dato 192. Era considerato un nemico normale quello lì. Però scappa. È scappato. E guarda, secondo me... Aspetta, potrei andare qua lo stesso, ma... Vi hanno detto che era... Già che sono qua. 5. 8. 8 e 9, vero? 9. Allora sì, mi ricordavo giusto. Ah, è qui, qui. Cercavo di dire qualcosa. Ah no, si muove. È alle corde. Ah no, ok. Si è triplicato. Allora, in questo caso... Beh. Visto che sono in tre... lui di tipo oscurità. E avviamo dai. Però vediamo che magia aveva. Chiamata esplosione, no, facciamo attacco normale, va. Mi fa attacco letale. Tu facciamo dimensione morte, dimensione letale. Ah, però gli abbiamo messo paura. Attenzione. Non mi puoi stordire. In questo stato siamo immuni. Albert, farei attacco. Impaurito. Attacchiamo. Prova ad attaccarne un altro. Non penso che lo finiamo. Ok. E invece sì, ha tagliato tantissimo Albe. Ma pure non gli ho potenziato l'attacco.
Vabbè, allora, finiamo lui. Non mi pare almeno di averli, non mi ricordo più. Adesso, ah, ma giusto, perché sono impauriti. Sono impauriti e togliamo il doppio. E loro infliggono la metà, se non sbaglio. Se non sbaglio. Ok. Rose è comunque quella che toglie meno adesso. Mi ha stordito. Fa niente, lo lasciamo per terra, non mi interessa. Vabbè. Però forse è morto. Ho un favore da chiedervi. Venite nella cabina del capitano. Era chiusa. E non puoi dircelo qui? No. Vabbè, il numero me lo ricordo, ma... Corri, 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 corri. Non facciamo in tempo. Aspetta, aspetta, qua è evitato. Io però mi andrei a curare. Ci ho provato. Mi andrei a curare prima di andare nella cabina del capitano. Vabbè, sfruttiamo lo scontro questo per ricaricarci un po' punti. No, ho sbagliato. Abbiamo poco, Affondo infernale. Morto, ok. Resisti, resisti, Dart. Che vorrei evitare di usare oggetti. Infierire. Ok. Vai. Devo andare. No. Aspetta. Mi sta venendo addosso, mi sta venendo addosso. Ok. Cabina del capitano. Era di qua.
Adesso per forza di cose... no. No, ma qua non riesci... passare inosservato. Oh, bene. Ok, facciamo così. Infiorire. Dart lui. Affondo infernale. E sì, finiamo lo scheletro. Oh, bene, salito di livello. Raffica finale sarà. Quindi siamo al livello 3 adesso. Con Dart. Via, via, via. Wow, il ritratto di una donna, bellissima. Sembra la regina di qualche paese. Si è chiuso da solo. Vi supplico, aiutatemi. Lui ha ucciso la ciurma, la balia, i cavalieri, me. E la neonata principessa. Neonata principessa. Lui, il mostro nero. Che cosa? Tutto questo è opera del mostro nero? Non siamo riusciti a proteggere la principessa, per cui non siamo morti completamente. Ponete fine alla paura, date la pace alle anime dei cavalieri. Grida. È impossibile morire completamente. Uccide la gente senza nessun motivo. Ci sono due scrigni, 100G, 200G. Chiave della nave fantasma. Ha lasciato la chiave. Quel ritratto mi ricorda qualcuno. Ma non sappiamo bene chi. Allora, qua è... quindi qui è aperto... c'era quella porta... adesso vediamo... io ci provo tutte le volte, ma... scheletro, meno male, no, così. Ok. Io
Affondo infernale! Via 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 via. Ok, aspetta, qua c'era una porta. Non vi lasceremo la principessa Lovia. Rose. Proteggeremo anche se dovesse costarci la vita. Dopo 108 anni, quando la luna che mai tramonta brillerà di rosso, un fanciullo scenderà dalla luna sulla terra per colmare il mondo di beata felicità. Purtroppo quello che arrivò sulla terra fu solo il figlio della distruzione, il mostro nero. Siamo testimoni di una tragedia avvenuta nel passato. È orrendo, perché ha dovuto fare tutto questo? Il mostro nero, quante vittime ancora dovrà mietere per potersi sentire soddisfatto? Basta! Scusate, cosa stavo pensando? Secondo me... Allora, o lei conosce questo mostro nero, cioè o comunque sa esattamente cosa sia, o magari è essa stessa. Mi sta venendo sto dubbio. Tutte volte che si parla del mostro nero, lei, Rose, è un po'... Volete sapere, vero? Vabbè. Via. Ok. Cioè, magari, non lo so... In un momento di incoscienza... È diventata una belva. Boh. Amuleto dell'audacia. C'è una belva, un... vabbè, nel senso è feroce, ecco. Non lo so, vediamo. Amuleto audacia. Io è stato ormai dovuto dalla paura, ok. Qua. Voi, mostro nero. Come osate venire qui alla ricerca della principessa Lovia? Ma fin tanto che saremo qui, qui noi con lei non ci arrenderemo. Noi non siamo il mostro nero, noi siamo... Mostro, come osi usare parole umane per sbeffeggiarci? Non ti perdoneremo, anche a costo della mia stessa vita, non ti lascerò la principessa Lovia. Vabbè. Perché la musica è diversa? Sono più forti? Ah, sono in 5! Mazza, 142! Credi di esagerare lei? Comandante fantasma, cavaliere, sarò dal tutti oscurità sono... Infiorire. Ma perché
Che su di lei, scusate. Cioè, lui ha la vita piena. Usiamo pozione lenitiva su Rose, che è bersagliata. Facciamo attacco. Sempre il comandante. Affondo infernale. Sicuramente quello che ha più vita. Poi fa cose strane. Ah, ho provato a mettere. Ok. Ho messo paura. Hanno finito? Cioè, è stordito. Aspetta. Ci toglie il doppio. Allora, io proverei a sto punto a diventare un dragone. Dovrei guarire. Ok. Vediamo. Fiammata. Forza fuoco 75% singolo. Facciamo esplosione, va. Spero li faccia un po', insomma. Adesso per tre turni siamo così. Beh, insomma, lo rifarei quasi quasi. Loro sono a terra storditi, che non si riprendono. Mancato, ok. Dai, riprendetevi. No. Ah, è messo paura. E quindi ne ha annullato lo... Aspetta, Madonna, mi viene lo stordimento, ok. Facciamo ancora esplosione. Marca la vita gialla. Sì, dai. Ok, vai. I cavalieri sono andati. Però non sono spariti. Anche lei adesso la trasformiamo. Così smette di tremare. Io farei... Tenterei un deflusso vitale. Anche se siamo dello stesso tipo. Thank you.
sì, non ha tolto tantissimo. Se vuoi prendere Albert. Albert. Niente. Che fa? Proprio su di lui, ovviamente. Vabbè, che ha tutto, lui ha tutta la vita, però. Ecco. Gliel'ha dimezzata, va di. Oh! Ah, ecco, vedi perché. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Perché non sono spariti. Ah, quindi tutti. Vedi, devo colpire il capitano. Facciamo una cosa. Tocca da, ma non ha più purtroppo la magia. Devo usare l'attacco. Forza. Adesso il primo disponibile, vediamo. Tocca a lei, io farei una brezza curativa. E adesso non so se ha effetto sto attacco letale, tutti. La vita gialla però, attenzione, io non vorrei rischiare. Facciamo dimensione letale qua. Cioè, perché essendo un boss, non può ammazzarmi il boss in un colpo solo. Magari ammazza i suoi sottoposti, però non lo posso sapere. Vabbè, un po' ha tolto, dai. La rifarei però quasi quasi al prossimo giro. Sembra che fa il segno della croce, cioè. Che fa? 83. Ah, gli ha rubato la vita. Sì, ma ha tolto poco, meno male. Ok, tutti su. Tocca a lui. Io attaccherei volentieri il comandante, visto che anche la vita gialla, però non voglio rischiare. Facciamo brezza curativa, va? Sì. Sì, dai, facciamo brezza curativa. Poi la ricompro. Ok. Bravi, bravi, perché lei è quella più protetta. E adesso rifaccio dimensione. Togliamo meno al comandante, però togliamo di più ai sottoposti. Ok, tocca ancora a noi, perfetto, fa vedere. Hanno ancora la vita. Ah, non tutti. Vabbè, quello là la vita blu, sì, perché si è alzato dopo. Allora, facciamo, vediamo se abbiamo un qualcosa generale. Attacco meteoriti. No. Terra. Solo questi. Facciamo meteoriti. Facciamo meteoriti, dai.
che altro per i sottoposti che rompono. Ottimo. Ottimo. Ah, lui mi ruba ancora la vita. No, no, fa l'altro attacco. Ok. È su Rose, quindi toglierà un po'. Allora, attacchiamo. Attacchiamo per forza. Danza nel vento. Ok. 431, buono. Ha la vita rossa. Però lui è tipo oscurità. Io farei... Rischiamo un attimo. Attacco terra. Abbiamo fuoco, tuono. Se avevamo luce forse era meglio, ma non ce l'abbiamo. Facciamo terra, incenerimento. Proviamo incenerimento, dai. Spero tolga di più di quello che gli avrebbe tolto Rose. Fida premere. Sì, molto di più. Ok, ottimo, ottimo. Molto bene. Raid notturno, 6.000. Oh, va che Dart un po' recupera, dai. Ok, rimane sempre un pelo indietro, ovviamente, però. Nuovo livello, livello 20, va bene. Principessa? Principessa Shana è finita. Il mostro nero non esiste più. Per favore, non dovete soffrire più. Voi siete io? Grazie a Dio ce l'avete fatta, principessa Lovia. Momento, c'è ancora una cosa che non sappiamo. Allora, o l'ha scambiato per la principessa, oppure è davvero la principessa Shana. La porta è aperta. Andiamo. Hai preso il pugnale. Così, il pugnale si chiama sarà di chi sarà? Shana forse. Aspetta, no, ah, se è suo. Sì. Ok. Ah, non ho letto, aspetta. No, non ha... Ok, fin di ome posso dire il nemico. Pugnale non ha effetti, va bene. La principessa Lovia era ancora giovane. Se non fosse stata la principessa di Mil Seseao, tutto questo non sarebbe accaduto. Principessa di Mil Seseao. Oddio, voi siete... Oh, tutti non finiscono la frase, eh? Cioè...
Viva! Oh signore, non è stato inutile. Ho vagato per 18 anni sperando di incontrarvi di nuovo. Ora sono contento e posso tornare nel posto dove stanno tutti gli altri. Un momento, cosa c'entro io con questa persona? Maledizione. La nave sta affondando. Oddio, oddio. Ora è tutto a posto e sotto controllo in sala macchine, signore. Riposiamoci un po', aspettiamo che Darth e gli altri siano di ritorno. Ah, adesso che non hanno più la questione in sospeso... Forse, boh. Kyla, preparati, presto. Tutti voi, presto. Darth Rose, presto. Darth, andiamo, siamo gli ultimi. Andiamo però, Dai. Oh. Rose, lasciami. Mettiti in salvo. Ma no. È proprio come allora. No, non lo permetterò. Ma tiralo su, so che è forza. Non permetterò che accada di nuovo. Rose. Darth, Rose, Non c'era la forza, Rose. Ah, a quanto pare no. Darth. Ammiraglio Puller, calate la sciruppa di salvataggio. Mi sono ricordato adesso che c'era lo scrigno, forse, da aprire, vabbè. Del col codice, non me lo sono più ricordato. Siamo finiti. Anche Dart e Zig sono molto simili. Non solo sono dragoni riconosciuti dal drago Occhi di Fuoco, ma c'è anche dell'altro, qualcosa che mi attrae. Dopo oltre 11.000 anni, ora riesco a sentire la forza e la tenerezza di Darth, e persino la sua fragilità. Tutto questo dovrebbe servire a placare la follia del dragone. Zieg, se fossi riuscito ad afferrarlo, non avrei provato tutta questa amarezza.
Cioè, ma quindi Rose era viva 11.000 anni fa? Mazza. Poteva, cioè anche l'avesse afferrato. Purtroppo non si è capito molto, le voci erano un po' basse, ma stava diventando di pietra. In Darto ho rivisto Zieg. Ma Dart è Dart, non è Zieg. No, non è Zieg. Quindi la compagnia con cui viaggiava erano praticamente i precedenti dragoni. Durante la guerra dei draghi. Poch, cos'hai? Oh mio Dio, c'è qualcosa laggiù. Qualcuno, vorrei dire. Poch, ti piace, vero? Ero sorpreso, non avrei mai pensato di trovare qualcuno. Siamo salvi grazie a te, da Pete. Dobbiamo ringraziare anche Poch. A proposito, siete degli innamorati? Visto che viaggiate insieme. Ma no, diamo questa impressione? Veramente sì, non ti sembra? Sì, siete una bella coppia. Non diciamo sciocchezze. Stiamo solo cercando i nostri amici. A dire il vero, siamo un gruppo di 7 persone. Va bene, ma non c'è bisogno di fare i timidi. Vabbè, fatti i fatti tuoi. È ammalata? No, non è niente. Tossisce, Dire la verità, dovevamo andare alla clinica di una città qui vicino. Una città qui vicino. Si chiama Fueno. C'è il porto. C'è il porto e c'è la nave per Donau.
Sai una cosa? La furia regina potrebbe essere arrivata da quelle parti. E perché non porti tua madre a Fueno? Perché c'è un mostro lungo la strada, nei pressi della grotta marina. So che abbiamo di rado degli ospiti, ma dovresti lasciarli andare, Pete. Signor Dart, spero che possiate incontrare presto i vostri amici. Lo spero anch'io. Salutaci tutti, va bene? Ma se non vi conosco... Scusa. Vabbè. Ok. Vai al molo. Boh, vai alla terrazza sull'oceano, non so. Allora, questi qua. Un drago marino semina il panico nella baia di Elisa. È troppo rischioso andare a pesca. Ehi, per un soffio. C'è un drago marino. Per noi pescatori è una tortura non poter andare a pesca. Ehi, grazie, ce l'ho fatta. Ultimamente sono spuntati dei mostri nella grotta marina. È pericoloso andare a Fueno. Forza, un favore. Vabbè. Vai al molo. Ci sono un po' di vie, non lo so. Ah, ok, questo. Che brava donna la ama di Pete. Ha perso il marito marinaio quando Pete era piccolo, ma si è rimboccata le maniche e ha allevato Pete da sola. Eppure il destino ha voluto che la poveretta si ammalasse. E Pete deve prendersi cura di lei. Dobbiamo portarla a Fueno, alle terme della clinica. La cureranno meglio. La clinica è famosa per le sue acque miracolose. Ho sempre voluto andarci, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Pare che funzioni. Il mio vicino di casa ci è andato per curarsi il mal di schiena. Vabbè. Ok, io salvo. E non sai, non l'ho preso, vero? Non l'ho preso. Okay. Ecco. Adesso l'ho preso. E proseguiamo da qua.